allora, voglio dire una cosa. Qui siamo tipo The Blair Witch Project, stiamo andando alla Seoul Tower. Siamo sul monte Namsan, ok? Però secondo me abbiamo sbagliato strada, ovvero... Fai mia colpa? Perché non mi sono informata come si sale su sta cazzo di torre. Allora, una tipa ci fa, sì sì, andate su di là. Va bene, noi saliamo, però mi sembra tipo il trekking qui. Quindi secondo me ci deve essere un'altra strada. Fai mia colpa? Muoio. Ma poi non sono attrezzata per fare il trekking. Io mi immagino questa strada farla scendendo la sera. Quindi per forza ci deve essere un'altra strada. Con molta buona volontà saliamo. E poi sono sicura che quando arriviamo su troviamo che c'era una strada alternativa molto più comoda e molto più semplice da fare. Ci scommetto. Prima sulla Seoul Tower e niente, tipo delle coreane hanno urtato la sua macchina, quindi gli ha fatto muovere la macchina fotografica e il timelapse è andato a farsi fottere. Non vuoi dire nulla, non te la senti. Le due tizie tra l'altro non hanno neanche chiesto scusa. Questo perché noi siamo abituati a pensare che i coreani siano come i giapponesi, ma no, perché i coreani sono gli italiani d'Asia, ed è vero, li chiamano così, non è che me lo sono inventato io, perché sono un po' più cacciaroni. Maleducati. No, tipo sono come noi, vabbè, sì, dai, va bene tutto. Maleducati. E ne ho avuto la riprova prima. Ciao. Onestamente, con tutti i chilometri che mi sono fatta oggi, stasera mi merito della pancetta, quindi siamo alla ricerca disperata di pancetta alla griglia. Però prima aperitivo, così non si capisce molto, ma è una patata dolce, dal profumo tra l'altro. Se dico che me ne mangerei 10. Ma è una patata, boh. Per me è una verdura strana, non è una patata. Okay,
quando invece al sushi o gli ukenit in Italia vi propinano questi, sappiate che sono coreani e non giapponesi. Ancora mangi? Sì, anche se non è proprio il massimo. Direi che per oggi possiamo chiudere qui, anche perché stiamo tornando a casa, quindi non abbiamo nient'altro da farvi vedere, se non un'ultima passeggiata su Seullo. Seullo praticamente è questa sopraelevata che ci porterà direttamente davanti al nostro appartamento ed è caratteristica o carina comunque perché è tutta illuminata e piena di luci al neon. Quindi facciamo quest'ultima passeggiata, nel frattempo vi do la buonanotte, vi ricordo sempre di commentare, iscrivervi al canale, condividere il video se vi è piaciuto. Sono passati 2 coreani, mi hanno guardato male. Buonanotte a tutti, alla prossima!